Idee turistiche in piazza contro i corsi della regione, manifestazione di protesta a Firenze da parte dei professionisti del settore contrari ai corsi di abilitazione organizzati in Toscana che favorirebbero il precariato e la scarsa preparazione. Spiagge ancora invase dai rifiuti, scenario desolante in Versilia, in particolare a Pietrasanta, quintali di rifiuti spiaggiati nonostante il lavoro di volontari e balneari per le feste pasquali, la marea di sporcizia potrebbe non essere del tutto rimossa. A Informa Salute si parla di agopuntura. Mercoledì torna la nostra trasmissione dedicata al benessere, al centro della puntata, l'efficacia dell'agopuntura e della medicina complementare. Lo sport, il calcio lucchese, ora è crisi vera, la sconfitta di Monza acuisce il momento no dei rossoneri, 2 punti nelle ultime 6 giornate. Il ciclismo, lo challenge concede il bis, si disputeranno da giugno ad agosto le 4 prove della seconda edizione del Trofeo Ducato Memorial Simone Pardini di mountain bike. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, l'apertura dunque dedicata ad un tema che riguarda tutta Italia ma anche il nostro territorio, le guide turistiche che hanno organizzato una mobilitazione, una manifestazione di protesta a Firenze. Vediamo perché. Sono arrivate in centinaia da tutta Italia per protestare contro i corsi di abilitazione organizzati dalla Regione Toscana. Sono le guide turistiche professioniste che martedì mattina hanno manifestato sotto la sede del Consiglio regionale a Firenze. Al centro della manifestazione i corsi per l'abilitazione alla professione di guida turistica organizzati nella nostra regione che metterebbero a repentaglio la categoria. Troppo facili, secondo sindacati e professionisti, per poter esercitare un mestiere qualificato che invece richiederebbe un esame di Stato. E secondo gli ultimi dati diffusi dalla stessa regione, le guide turistiche in Toscana sono davvero numerose, 3.304, 1.858 a Firenze, 287 a Siena, 274 a Pisa, 211 a Lucca per quanto riguarda i primi posti. La protesta ha avuto carattere nazionale perché il timore delle guide professioniste è che la pratica dei corsi valida in Toscana possa diffondersi nel resto d'Italia attraverso un'intesa Stato-Regioni. Quel che serve invece, affermano, è una vera normativa nazionale in grado di garantire la corretta illustrazione del patrimonio italiano e di tutelare contemporaneamente visitatori e operatori qualificati. Furto molto particolare nel pomeriggio di questo martedì. Ignoti hanno rubato una bicicletta che era legata al tubo del gas di fronte alla stazione ferroviaria di Bozzano nel comune di Massarosa. Ebbene, i ladri in questa maniera, rubando la bicicletta e strappando il veicolo, hanno causato una perdita di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche la polizia municipale. Non ci sono state comunque interruzioni per il traffico ferroviario. E ora, rimanendo in Versilia, parliamo del problema davvero molto grave dei rifiuti spiaggiati. Passano i giorni e le settimane, ma lo scenario purtroppo non cambia sulle spiagge d'inverno della Versilia. Ancora cumuli infiniti di lavarone, rifiuti e soprattutto plastica. Qua siamo a Marina di Pietrasanta, all'altezza del Pontile. Uno scenario simile si presenta però nelle località vicine. Non soltanto tronchi e legname, ma anche spazzatura che arriva dal mare dopo le burrasche. Giocattoli, sedie, pneumatici, vestiti, ovviamente bottiglie di plastica, tante e un'infinità di oggetti. Domenica scorsa i volontari di Fare Verde Versilia, circa 150 persone, hanno portato via 20 quintali di rifiuti in poche ore tra tonfano e motrone. Anche i balneari si sono messi al lavoro per accumulare la sporcizia, ma non sarà rimossa del tutto prima di marzo, giusto in tempo per le festività pasquali. ARPAT sta monitorando da tempo il fenomeno dell'inquinamento delle spiagge toscane. Da un esame sui campionamenti fatti nel 2017 risulta che i rifiuti più presenti sono mozziconi di sigarette, cotton fioc, imballaggi e involucri alimentari, articoli per la plastica, bottiglie e contenitori per olio motore, un mare di rifiuti che si riversa puntualmente a riva. Lutto nel mondo della cultura versiliese, si è spento all'ospedale San Camillo di Vittoria Puona Romano Cagnoni, 83 anni, uno dei più grandi fotografi versiliesi, nato a Pietrasanta
nel 1935. Messaggi di cordoglio da parte di tutte le istituzioni sono arrivati alla famiglia Cagnoni, che vediamo in questa foto al centro. Va verso la formalizzazione il protocollo fra i comuni di Lucca e Viareggio, denominato Mura Mare. La giunta del comune di Lucca ha approvato lo schema di protocollo d'intesa, la giunta di Viareggio procederà alla sua approvazione venerdì e a quel punto i sindaci dei due comuni potranno apporre le loro firme in calce al documento. Lo scopo è quello di realizzare momenti di programmazione e promozione comuni su una serie di iniziative. Adesso parliamo dei professionisti che si occupano del taglio degli alberi nei boschi, perché arriva una nuova regolamentazione del settore. Dal 1 gennaio l'antico mestiere del taglialegna è entrato in una nuova fase sulla base delle modifiche alla legge regionale 39 del 2000 che riguardano il mondo della forestazione. Le nuove disposizioni introducono una più corretta regolamentazione di questo mestiere, con regole che tutelano i professionisti sul piano della sicurezza. Ovviamente l'argomento non riguarda coloro che hanno un bosco di proprietà ed esercitano il taglio della legna per fabbisogno familiare, bensì le imprese che lavorano nel settore del taglio boschivo. Questi aggiornamenti di legge hanno lo scopo ben preciso di rendere più sicuro il lavoro sotto molti punti di vista, ed è giusto che chi lo fa per professione sia certificato, autorizzato e tutelato con il rilascio del tesserino identificativo per operatori forestali. L'argomento sarà al centro dell'incontro che si svolgerà presso l'Unione del Comune della Garfagnana lunedì 5 febbraio, alla presenza di funzionari regionali addetti ai lavori, con la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Questo primo incontro ha lo scopo inoltre di chiarire alcuni aspetti riguardanti le procedure di richiesta e di rilascio del tesserino di identificazione delle imprese boschive. Sono aperte le richieste di contributi per iniziative e progetti da realizzare nell'anno 2018 e nell'anno 2019 per le scuole da parte della Fondazione Banca del Monte di Lucca per le iniziative e progetti di istituti scolastici. La domanda deve essere presentata online entro il 15 aprile, per tutte le altre iniziative la domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio, tutti i riferimenti sul sito della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Invece a Barga, in particolare all'ISI di Barga, Fratelli Pieroni, è stato presentato lo sportello per l'educazione alimentare per combattere le false informazioni del web e non solo, e gli scorretti stili di vita, dall'obesità alla bulimia, dall'intolleranza alla celiachia. Lo sportello rientra nel progetto regionale Istituti Alberghieri e Agrari che promuovono la salute e prevede una stretta collaborazione tra la scuola e i servizi della ASL. Adesso parliamo di sport e di riflessione, perché allo stadio di Marlia è andato in scena un torneo di calcio giovanile, però legato al giorno della memoria. È stato un pomeriggio indimenticabile sotto il segno dello sport e della riflessione. È stato un grande successo il primo Memorial Erno Engri Erbstein, promosso dal comune di Capannori in occasione del giorno della memoria allo stadio di Marlia. Protagonisti gli esordienti A classe 2005 di Folgor Marlia, Folgore Segromigno e Pieve San Paolo, con la partecipazione straordinaria del Torino, che hanno dato vita a un quadrangolare in ricordo del tecnico ungherese di origini ebree, della Lucchese e del Grande Torino. Prima dell'inizio del torneo, due riconoscimenti speciali sono stati consegnati ad altrettanti lucchesi campioni con la maglia granata. Silvano Benedetti, responsabile tecnico della scuola calcio del Torino, e Giovanni Topolino Toschi, che è la 25esima giornata del campionato di Serie A 1971-72, segnò la rete che portò i granata in vetta alla classifica per la prima volta dopo la tragedia di Superga. Un momento storico rivissuto grazie alla telecronaca di quel giorno, firmata da Sandro Ciotti e ripescata negli archivi storici da Paolo Bottari, coordinatore dell'evento. Scusa Mary, il Torino è passato in vantaggio con una rete di Toschi. Il quadrangolare ha visto il Torino battere la Folgor Marlia 1-0 nella partita inaugurale,
I Granata hanno battuto anche la Folgore Segrumigno 2-1, il Pieve San Paolo ha pareggiato 0-0 contro il Torino, poi ha sconfitto la Folgore 2-0 e la Folgor Marlia 1-0. Infine il Marlia ha battuto la Folgore 1-0. Alla fine il trofeo Erbstein è stato assegnato al Torino per la sua partecipazione, ma tutte le squadre sono state premiate per aver preso parte a questa intensa giornata di sport e riflessione. È stata consegnata la medaglia di Giusta fra le nazioni, onorificenza conferita dal Memoriale Ufficiale di Israele per coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista, alla memoria di Clotilde Nardini, originaria di Tofori. La medaglia è stata consegnata alla nipote di Clotilde, Francesca Nardini. Alla cerimonia che si è svolta a Capanno, rivedete questa foto, hanno partecipato anche Ornella e Silvano Sorani, i due bambini allora salvati che hanno raccontato ai presenti la loro storia, dando una forte testimonianza dell'orrore nazista e dell'umanità di Clotilde. E ora parliamo di Informa Salute, la trasmissione in onda su Noi TV ogni mercoledì sera. Scopriamo l'argomento di questa settimana. È una terapia medica complementare dall'efficacia riconosciuta ormai da tempo, capace di curare moltissimi disturbi. Stiamo parlando dell'agopuntura, protagonista della prossima puntata di Informa Salute in onda in diretta questo mercoledì alle ore 21 su Noi TV. Secondo la letteratura scientifica, l'agopuntura si è dimostrata efficace in terapia del dolore per combattere cefalee, dolori ossei muscolari, dolori postoperatori, disturbi neurologici come nevralgia del trigemino, neuropatie ictus, ma anche malattie respiratorie, gastroenteriche, disturbi dell'apparato genitale. L'agopuntura è una terapia medica che si avvale della stimolazione di particolari zone del corpo con aghi metallici. È una pratica della medicina tradizionale cinese, secondo la quale il chi, l'energia, scorre nel corpo attraverso i meridiani. Il blocco di uno o più di questi meridiani provoca la malattia. A parlarci del ruolo dell'agopuntura nella medicina integrata saranno tre dei massimi esperti toscani: Giovanni Paterni, medico agopuntore responsabile della branca delle medicine complementari al Centro di Sanità Solidale di Lucca; Franco Cracolici, medico agopuntore, direttore della Scuola di Agopuntura di Firenze; e Sonia Baccetti, medico agopuntore responsabile del Centro Regionale per la Medicina Integrata della Regione Toscana. Come sempre, il pubblico a casa potrà intervenire con domande e commenti via SMS WhatsApp al numero 360 10 38 330. È tutto per la prima parte del TG, una pausa e poi la linea alla pagina sportiva.